Costantino della Gherardesca. Buongiorno, come sta? Buongiorno, malissimo, malissimo. Perché? Sono sempre più grasso, sempre più brutto, sempre più povero ed è un cane che si morde lo stomaco. Piacere, Ivo! Ciao. Abbiamo lo stesso problema! Vai a cagare, va! Senti, ma stavo leggendo tra l'altro che tu hai aderito a questo sito che si chiama www.ingranforma.com. Sì, che è il mio sito per dimagrire, perché secondo me la gente ti dice che devi fare esercizio, cazzata. E quella è una cazzata fascista di merda. Bravissimo. Esatto. Eh? E ti dice che devi mangiare di meno e dimagrisci. Altra che stronzata. Scusa, la cazzata comunista. Comunista. Sì, tipo dei preti comunisti. La cazzata fascista quale sarebbe? Che la palestra non serve a un cazzo? No, per carità, la palestra serve solo a dei froci, non quelli come me, quelli che scopano, sì, a incontrarsi. No, scusa, aspetta. E copulare. Allora, aspetta, rifacciamo un riepilogo. Allora, sì. sei omosessuale, sì. Grasso, sì. Brutto, sì. Sfigato perché non ti vuole nessuno. Sì, esatto. Tutte le hai. Tutte io. Ok. Capito? Però grazie a questo sito hai deciso di dimagrire. E diventare bellissimo, sì. Magrissimo, sì. Ricchissimo e forse un giorno eterosessuale. Scopare. Ah, ok. Quindi è un avatar alla fine. Sì, è un avatar. Senti, invece, a me interessa, sì, siccome sei comunque un opinionista, sì, e non ho mai capito realmente che cazzo vuol dire essere opinionista. Neanch'io. Cioè, non è un lavoro. Dire stronzate. Esatto. E ladrare soldi. Ah, bravo, vedi. Sono un opinionista. un programma di opinionisti. No, allora, tu prima, mentre andava, sì, l'ispettore anale, di cui eri molto curioso, sì, mi hai detto, parliamo della politica italiana nuova, quella senza le mignotte. Sì, sì. Cioè, in effetti il nuovo governo italiano è un po' anomalo rispetto a quelli precedenti. C'è sempre stato qualche caso di mignottame. Ha, no? Tutto a che fare con l'economia. È una cosa molto sofisticata, perché prima Berlusconi incentivava, diciamo, le mignotte, perché, sì, le mignotte portano la droga. Sì. E la droga porta i soldi e tanta felicità. Sì. Però poi c'erano troppe mignotte in TV e i mariti, secondo me i mariti, no, le mogli dei mariti, le mogli cesse, sì, si sono ingelosite, e non hanno fatto cadere il governo. No, aspetta. Hanno fatto cadere il governo. Secondo te il governo italiano è caduto a causa delle mignotte? Sì, perché c'erano troppe mignotte e non andava bene. Alle mogli brutte che tipo non venivano trovate. Come potrai notare, Mazzoli non c'era solo chi diceva cazzate al governo, E quindi la causa sono le mogli brutte gelose delle mignotte. Esatto, le mogli brutte gelose, però le mignotte portavano droga e soldi, e felicità. Certo, ai politici. No, in genere. C'erano mignotte ovunque. Ma guarda che scusami. Non peraltro, ma è il lavoro più antico del mondo, quello, no? Sì. Bene, infatti. Quindi la felicità tecnicamente la portano da sempre. Esatto. Bene, quindi in teoria questa tua teoria non ha un fondamento. No, una teoria, perché io capisco l'economia. Sì. Capisco l'economia e la finanza. Sì. Bene, sì. Capisco. E le troie portano droga e soldi. Bene, sì. Ecco. Quindi lo spread dipende dalle troie. Sì. Se ma qui è lo spread delle gambe, cioè che spread in inglese vuol dire apertura. Apertura delle gambe. Spread your legs. Se l'attuale primo ministro Monti, sì, sì, legalizzasse. Che cazzo ti è successo? Le troie. Ok, sì. Sarebbero molto meglio. Come scrivevano oggi sui giornali, purtroppo i ricchi diventeranno sempre più ricchi e i poveri diventeranno sempre più poveri. E sempre più grassi, nel mio caso. E stronzi. E stronzi, sì. Quello è del tuo, Marco. Sì. Senti, sì, alcuni ti odiano a morte, ti augurano di inciampare e andare sotto un tram. Grazie. Altri invece ci consigliano di costruire un cazzo armato, che è una roba di una nostra scenetta del gay team. Altri invece dicono vorremmo. Prossima volta voglio sentire il gay team. È bellissimo. Devo mettere quello oggi. Voglio il gay team. E altri invece dicono: no, cazzo, tenetelo per sempre, è troppo forte. Ma sai che paradossalmente il programma dove vengo trattato meglio è lo Zoo di 105. Ma caro, grazie. No, giuro. Ma non è vero. Ma è vero. No, è vero. Mi trattano a fishes in the face negli altri programmi. Ma perché sei arrivato alle 3, capito? Non c'era le 2. Ah, le 2 sarebbe stato diverso. No, più che altro è bella la faccia di Chiambretti quando sta per collegarsi con lui e vedi proprio il panico negli occhi, perché ogni volta che tu apri bocca c'è il rischio che tu dica una cazzata. Prova, vai. Sì. Secondo me dobbiamo dichiarare guerra alla Tunisia e rubare i soldi ai tunisini. Ma poverini che c'hanno già i cazzi loro. No.
Senti, siamo in chiusura. Grazie mille, Costantino. Ma grazie a voi. Grazie. Quando torni? Senti più, quando vuoi. Così mi do malato. Sto malato.